Ciao ragazzi, allora stasera video acquisti, finalmente dovreste dire voi, dopo che vi ho fatto 75 miliardi di video di recensioni, finalmente qualcosa di differente. Ho tante cose che ho comprato in quest'ultimo periodo, praticamente durante tutto l'autunno, quindi fine estate, finora che siamo nel periodo natalizio. Sono differenziate diverse cose. Allora, giù nell'info box trovate ovviamente la lista completa dei prodotti che vi sto per mostrare, e in più di alcuni prodotti che esistono e-commerce o comunque acquisti online e-commerce, vi lascerò è su 3 sta R che danno per le scatole. Vi lascerò informazioni ovviamente giù nell'info box, sempre se vi può servire. La prima cosa di cui voglio mostrare è lo zainetto di Decathlon della linea New Feel, quello là praticamente a costo tecnico poco meno di 5 euro, è uno zaino più o meno della grandezza di un avambraccio, si vede? Più o meno sì, esce la manina. Ha una tasca qua inferiore abbastanza capiente e poi ne ha un'altra su, grande ovviamente quanto lo zaino, è leggermente imbottito qua allo schienale, leggermente anche sotto, e ha gli spallacci imbottiti, cioè il cane che rompe. Io, anche mie sorelle e mio fidanzato posseggono una versione di questo zaino, loro ce l'hanno nera. È uno zaino resistente, ci si può fare tante cose. Io l'ho comprato, cioè Amelia vorrebbe partecipare, anzi no, vorrebbe venire in braccio. La vedete? Oh, ciao! Dai, fai la brava. Stavo dicendo, uno zaino che vale molto di più di quanto costa, non lo facciamo sapere a Decathlon, non so, ce lo mette 10 euro minimo. Comunque lo trovo veramente un grande zaino. Ciao, piccola! Poi mi devo piegare. Acquisto di scarpe, questa è la sua scatola, sono della Sergio Tozzi, l'ho trovata in un negozietto qua a Salerno a 29 euro, sono degli stivali, ora vi faccio vedere se il cane mi fa lavorare. Eccolo qua, è uno stivale nero basso con due fibie qua e un'altra sopra. Dietro ha una struttura elastica, ha una punta tonda, mi fa da brava, e ha la cerniera sul lato, non si mette il nasino sotto le scarpe, fa la brava, con non so come si chiama, poi della cerniera dorata come le borchiettine. Non sono comodissime, sono tutte copelle, non sono comodissime, cioè la struttura di sotto, diciamo, è molto comoda, ovviamente una scarpa bassa, scusate il cane che abbaia, ma le trovo un pochino scomode, qua mi stringono leggermente sul piede, forse perché sono ancora nuove, però ormai le ho messe già 7 volte su per giù, non so, spero che si allarghino un pochino, no, io non ho il piede grosso, però questa scarpa mi dà un po' fastidio. Ho comprato delle cover per cellulare, le ho trovate queste due dai cinesi fisico, e queste invece l'ho ordinato da Amazon, sempre da un venditore cinese. Il cane sta usando il cavalletto, mi fa che cosa inizio qua? Io a settembre ho comprato il Nokia, questo praticamente, questo è il... Dove sta? 640. Mi sto trovando abbastanza bene, però l'unica cosa scomoda è che è scivoloso e ho rischiato un paio di volte che mi sguisciasse dalle mani, quindi ho deciso di comprarmi delle cover o comunque libricini. Come stavo dicendo, queste due le ho prese dai cinesi. La prima, questa qua l'ho pagata 2 euro, è una semplice copertina, non so, in silicone rosa trasparente. Ha i buchetti al posto giusto, mi dà un attimo fastidio quando devo ricaricare con la Amelie, fai la brava, c'è il cagnetto che rompe, quando devo caricare con la batteria, quella la power bank si dovrebbe chiamare, qualcosa del genere,
non entra bene lo spinotto, quindi devo spostarla, ma con tutte e tre le cose che vi faccio vedere. Per il resto non dà fastidio alla fotocamera, qua il jack per le cuffie entra abbastanza bene, poi non mi fa sguisciare il telefonino. Che sei, cagnolino? E questa l'ho presa, sì, dai cinesi fisici, qua a Salerno. Anche questa l'ho presa dai cinesi, questo è il libricino e ha questo disegnino di una signorina appesa a un fottio di palloncini tutti colorati. Ci sono, non so se si vedono, dei glitter argentati a forma di fiorellino più o meno, ed è il classico libricino così. C'è anche il piripicchiolo per appenderlo, ma io non lo uso mai, e ha le due fessure per inserire quello che si vuole, anche questa qua più larga, sempre i soliti forellini che stanno bene là dove stanno, cioè non danno fastidio. Amelie, calabrava. Questa invece l'ho pagata a 5 euro. L'altra che vi sto per mostrare invece l'ho presa da eBay. Vi lascio, come ho detto prima, giù nell'info box le note per ritrovare il venditore e se vi interessa ovviamente. Questa pure l'ho pagata in offerta meno di 10 euro se non sbaglio. Questa è sempre a forma di libricino, all'interno c'erano anche due fogli di protezione, uno è ancora qua, quello un pochino più sottile, invece sul cellulare già ho messo quella che è un pochino più doppio, soltanto che non so se si vede, non sono riuscita a metterlo benissimo, non so quante volte l'ho attaccata e ritaccata, ma sono rimaste tutte le bullicione. Comunque quest'altro è in rosa e ha qua come chiusura una fogliolina marrone, dentro anche marrone, e anche questo ha il gancetto per appenderlo, ma io non lo uso. Anche questo ha i forellini, le tasche, due qua e una qua, sempre comode. Anche questi forellini a posto giusto, non dà fastidio. Il cane vorrebbe andare in braccio alla nonna, c'è mia mamma che urla, scendi non salire. Comunque mi trovo abbastanza bene, sono stati dei buoni acquisti. Ve l'ho detto, il problema era che, scusate il bordello, questo tipo di cellulare sguiscia, ha proprio la texture, non si può dire così, proprio il materiale in cui è fatto la cover di dietro è sgusciosa, si rischia che mi scivola tra le mani. Mi è capitato comunque, quindi ho deciso di comprarmi queste cosine. Poi mi è venuto lo sfizio di averle di tutti i colori e ora per esempio ne ho ordinata un'altra in rosso che mi doveva arrivare oggi, soltanto che il corriere se l'è persa per strada, non so quando mi arriverà, visto che oggi è 23, domani è 24, mi sa che mi arriva l'altra settimana, poi ve la farò vedere. Oddio, mi prude il naso. Ancora acquisti, anzi questo è un regalo, è una cosa che devo mettere alle mie spalle, è praticamente uno spruzzino per profumo in rosa con pegnacchini, troppo carino, non credo di metterci mai un profumo perché io non uso profumi, però è troppo carino, cioè su ogni bagno che ci deve essere un coso del genere a prendere polvere. Questo è un altro acquisto che sta sulla mia vanity, che non vi ho mai mostrato, anche se ho comprato quest'estate, ma sinceramente ogni volta che facevo un video acquisti me ne dimenticavo, visto che l'avevo già messo in funzione. È praticamente un vassoio, sì, lo chiamo vassoio con manici, della Golden Hill. E vabbè, è un made in China. Io all'interno ci tengo le creme, tipo quelle per il viso, non quelle alte. Le alte le tengo in quest'altro, dove sta? In quest'altro contenitore che pure vi ho fatto vedere, che è un portavasi, però sono molto comodi, danno ordine e creano un bel aspetto al tutto. Quindi questa qua ora c'ha le cremine sue dentro, dopo la vado a rimettere a posto. Poi sotto casa all'MD ho comprato questo altoparlante speaker,
Io ho una panda e quindi non ho uno stereo e allora ho comprato questo coso per ascoltare musica quando guido, perché adoro ascoltare musica mentre guido. Ora sto facendo una cosa che non si dovrebbe fare, cioè mettermi l'auricolare e ascoltare la musica con l'auricolare. Ne metto uno solo così non mi distraggo. Comunque è un bel cosino abbastanza pesante, questo è l'altoparlante, l'ho preso ovviamente in rosa. E ha i suoi jack perché è ricaricabile al computer. Funziona con il Bluetooth, si pronuncia così, non lo so, oppure si può ascoltare la radio, però la radio non l'ascolto mai, o inserire i propri file audio tramite una micro USB, una micro schedina che ho già avevo inserito all'interno, ci ho già caricato alcune canzoni che mi piacciono. E ora praticamente la porto giù, l'avevo lasciata a casa soltanto perché ve la volevo mostrare, l'ho pagata intorno alle 9 euro se non sbaglio, e si può usare ovviamente anche come altoparlante per il cellulare in macchina, che chi parla molto al telefonino forse è meglio una cosa del genere dell'auricolare. Ho lavorato come hostess in un supermercato per 2 mesi, praticamente c'era un giochino e si vinceva. A un certo punto partecipavo anch'io e ho vinto questa tazza della Scottex, è una tazza in plastica stupidissima, ma i bambini ne andavano pazzi, però è troppo carina, c'era vabbè, sia rosa che blu, io me la sono presa rosa, non so che cosa ne farò, secondo me pure andrò a finire da quelle parti là. Oddio, aspettate, ecco qua, mi perdo pezzi, lo devo buttare. Comunque è fatta così, c'è il cagnetto, non so se si vede, della Scottex con tutte le zampine, poi c'è un coperchio e dentro c'è anche cucchiaino con la chiampetta, ma è troppo carino, si viene così, no, secondo me, non so, poi ci metto, so, il burro di cacao, non lo so, è troppo bellino, lo dovevo avere assolutamente. Poi sempre sotto qua al supermercato ho comprato della B-Makeup, un solvente per smalto con acetone. Io preferisco quelli con l'acetone perché elimino prima lo smalto e non sto lì a lavorare e perderci più tempo. Con gli acetoni si fa prima, anche se poi si rovina l'unghia, ma poi cerchiamo di nutrirla con gli oletti e le creme. Poi acquisto da MAC, scusate la busta che è trasandatissima, ma l'ho tenuta nel cassetto e che è un pochino rovinata. Ho comprato lo smalto nero, l'ho pagato 10 euro. Lo smalto è questo qua, è la Nocturenel. Sì, vabbè, lo smalto nero, MAC praticamente ne ha due, uno che è molto slavo come colore, e invece questo che ho anche confezione back to MAC, ok, buona sapersi che anche io gli smalti li consumo. Comunque questo è il colore, è un bel colore nero intenso e lo metterò in funzione il prima possibile perché praticamente sta qua da, ora vi dico subito, dal 30 di ottobre, non l'ho ancora utilizzato, soltanto per farvelo vedere in tonso, guardate un po' come sono brava. Sto appoggiando tutto su una sedia, tra un po' crolla tutto. Gli ultimi acquisti, come sempre, sono nella bustina carina. Il primo che sbuca fuori è questo paio di guanti che ho preso da poco, oggi praticamente dalla nonna. Sono grigi, in pile, elasticizzato con fiocchetto e il pizzo qua. Sono troppo carini, visto che ora siamo entrati nelle feste, ci stanno tutto, uno si veste tutta carina, questo ci stanno benissimo, questi guantini. Poi sempre la nonna mi ha dato questo cestino in juta con pelliccia sintetica, è una cosa carinissima, non so cosa ne farò, dove lo metterò, ma sta sempre di là, o forse in giro per la stanza, ora vediamo. Eccolo qua, praticamente un cestino di Natale, si può mettere, non so, la bottiglia, un pensierino, è troppo carino, dovevo averlo, ora vedrò che fine gli faccio fare, non so dove lo appenderò, che cosa ci metterò dentro, però lo dovevo avere. Quante volte l'ho detta questa frase.
poi, ah sì, una crema della Sant'Angelica Sericin Complex, sicurezza testata, Hydroadapt Slick, trattamento nutriadattivo profondo, pelle come una seta, SPF 15, pelle secca e sensibile, idrata, nutre, protegge la pelle in profondità adattandosi alle condizioni esterne. Previene la formazione di macchie solari, cosa buona e giusta, è da 50 ml se non sbaglio, sì, da provare, io ne ho ancora una in funzione che vi devo ancora recensire, quindi pensate un po'. Poi un campioncino di Gino Canestel Intima, è un detergente intimo a protezione e cura dell'igiene intima femminile con acido lattico, è un campioncino. Può sempre servire, vediamo un po' come funziona. Se qualcosa, se uno si trova bene, i campioncini servono a questo, per vedere se poi uno si trova bene, si compra il prodotto intero. Poi sono passata da Wycon, ho fatto anche un pezzo di regalo a mia sorella, che domani scatterà ovviamente, che devo ancora incartare. E ho preso il Top Coat Volume, si chiama, ecco là, che dà un po' di spessore come se fosse un effetto gel, e l'ho pagato 3,50 euro. E poi ho preso anche le salviette asciugasebo All Control Puppers 100 veline, e l'ho pagato, stavano 4,90 euro con 2 euro di sconto, quindi 2,90 euro. Da provare. Per ora ne ho un pacco di Essence che fregai a mia sorella perché lei non lo utilizzava, quindi appena finirà quello userò questo qua. Poi una matita di Essence per le labbra, lip liner numero 11 in the nude, è un color nude, mi sta finendo quella che avevo della Wycon, e l'ho pagata 1,29 euro. Veramente cercavo quelle là automatiche, ma al punto dove sono andata non c'erano, quindi ho dovuto ripiegare su questa qua. Poi ancora della Kiotis Paris, un rossetto all'olio essenziale di rosa, comfort e lunga tenuta, testato per il controllo dermatologico nella colorazione. Questo praticamente me l'ha dato oggi nonna, seppure è staccato sto pezzo, vabbè, devo fare una differenziata dopo che non ne avete idea. Nella colorazione mocha, è un marrone, non so se si nota dal... non lo voglio aprire perché per ora non mi serve, non lo metterò in funzione, quindi ho paura che mi si rovini, comunque è un marrone caldo, proprio mocha. Poi vi faccio vedere ora, prima da Sephora, sono passata un bel po' di tempo fa e c'erano delle cose in offerta e ho comprato... perché gli ha fatto la bustina a regalo? Vabbè. E ho comprato un pennello da labbra che era in offerta, visto che era in offerta l'ho comprato perché i pennelli labbra ne faccio fuori in quantità industriali. Eccolo qua, allora è il numero, dov'è il numero? Sephora professionale, eccolo qua, Lip 61. È ancora tutto bello incartocciato, però ora tra un po' lo metterò in funzione e poi vi farò sapere. Non so, forse li hanno tolti dal commercio, non ne sono sicurissima. E non mi ricordo se ve l'ho detto, l'ho pagato 5 euro, stavano al 50. Poi, sono passata in un negozio cinese, questo è 50 centesimi, forse 50 centesimi. Riesco a aprire, eccolo, vabbè, faccio vedere, ma questo qua me l'ho persa una bustina nel marasma generale. Eccole qua, sì, questo sono un negozio cinese e ho preso un paio di ciglia finte così tanto per provare,
non avevo ciglia finte adatte più o meno per gli smokey, ho deciso di prendere queste, sono della Kayai, il numero è il 9044 e l'ho pagato 1,90 euro. Tanto la colla non userò questa, uso quella di Essence che mi trovo benissimo, quindi va bene così. Poi, eccolo qua, ancora OBS, ho preso della Essence dei applicatorini, questi in silicone, sì, quanto li ho pagati? Oddio, 1,69 euro. Io questi qua li uso e li utilizzo molto per l'applicazione, lo sapete dai miei video trucco. E poi ho preso un altro paio di ciglia finte, queste sono quelle a metà per allungare lo sguardo, sono le, il numero, non c'è numerazione, com'è possibile? Boh. Ah, eccole qua, 3 half lashes, quindi le ciglia finte, queste le ho pagate 3,19 euro. Poi ancora dalla Essence, sì, un paio di strip, una confezione di strip per il naso per la pulizia, ogni volta che le trovo le compro. E ancora del cinese ho comprato una ruota con tutti i glitterini per le unghie, le ho pagate 1 euro, ci sono di vari colori, giallo, blu, viola, verde, cioè, trasparenti, azzurrine, rosa, un altro tipo di viola, fucsia, nere, wow, blu e rosse, le ho pagate una rotina 1 euro. E infine vi faccio vedere una cosa che ho avuto in regalo, non so se vi ricordate, qualche tempo fa Lolla mise in palio 15 di questi prodotti, sono, e io ho vinto l'estrazione, quindi me l'ha mandato, mi sono stati inviati a casa, sono del Galénic Paris, sono una DD Cream SPF 25 questa, tutto in uno, Beauty Perfection, l'italiano ci sta, sì, perfezionatore di bellezza tutto in uno, protezione, copertura leggera, lunga tenuta, idratazione. E poi quest'altro che invece è il ritocco flash all'Uncaria di Amazzonia, è il correttore in penna, sia ottimo sia per le occhiaie, per chi non ne ha tantissime, ma sia per creare i vari punti luce, quindi io ringrazio la Lolla, adoro Lolla, è uno delle youtuber che più mi piace seguire, è fresca e è una persona molto, non so neanche come dirlo, ci trovo affinità con quella ragazza, o perché anche il suo cagnetto si chiama Margherita, la mia piccola Maggie che non c'è più, o non lo so, forse abbiamo la stessa età, quindi c'è un po' di affinità anche sotto questo punto di vista, non vi saprei dire, comunque mi trovo molto, mi piace molto seguirla, la seguo anche al di fuori di YouTube, io seguo pochissime persone al di fuori di YouTube, e Lolla è una di queste pochissime, quindi la ringrazio anche qui pubblicamente, Lolla, non so se mai vedrai questo video, ma non credo, io ti saluto, ti ringrazio per questo splendido regalo che appena posso metto in funzione, e ti mando un grosso bacio a te e anche alla piccola Margherita. Comunque io vi saluto tutte quante, vi ringrazio di aver guardato questo video, vi mando un abbraccio forte 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 e un super bacione. Quindi ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!